Negli ultimi 3 anni le imprese dell'economia del mare sono aumentate ad un ritmo superiore rispetto a tutti gli altri settori, sfiorando un più 8% e toccando la soglia delle 190.000 imprese iscritte nei registri delle Camere di Commercio d'Italia. In testa il turismo marino, seguito dalla filiera ittica e poi dalla cantieristica, ma il settore è in crescita in tutta Europa, dalla portualità alla logistica, dal turismo al diporto, dalla pesca alla biotecnologia blu. Questi comparti generano occupazione per quasi 5 milioni di persone e, secondo l'ultimo rapporto della Commissione europea sulla crescita blu, generano un valore aggiunto che entro il 2020 potrebbe diventare di 600 miliardi di euro. È da questi dati che è partito il Med Festival Experience, iniziativa nata per esaltare la vocazione turistico-nautica dell'area mediterranea. L'appello al rilancio per le tante imprese legate all'economia del mare parte da una piccola città affacciata sul Tirreno a sud del Lazio, Gaeta. 21.000 abitanti, un patrimonio straripante di arte e di storia e la volontà di sventolare in nome della collaborazione non solo economica nel Mediterraneo, quello stendardo della battaglia di Lepanto che custodisce. Si sta ragionando anche attraverso nazioni estere, come proprio la città di Lepanto, tra l'altro, per creare proprio una rete, un qualcosa che permetta di, partendo dallo scontro di 500 anni fa, cercare di unire tutti questi popoli del Mediterraneo, cercare di dare una continuità al di là dell'aspetto religioso, proprio sull'incontro delle culture. Già esportato con successo in Tunisia, il festival il prossimo anno sarà riproposto a Malta. Stretti accordi di collaborazione con Cina, Brasile, diversi paesi del Mediterraneo e anche Serbia e Iran, interessati ad acquisire le esperienze e le potenzialità del Mediterraneo. Tante volte non è da noi investimento, non è quello che uno deve portare capitali, deve portare anche il suo know-how, tecnologia e tutto il resto mettono gli iraniani. Iran ha un vantaggio enorme che siamo il paese più giovane al mondo, dove circa 80% della popolazione è meno di 35 anni. Quindi questo vuol dire città che fermenta, che cresce, che c'è tanta attività e c'è tanto giro di soldi. Vedo qui anche una posizione, un ruolo per la Serbia, che si sta sviluppando da un paese che era ultimi anni prettamente paese di destinazione delle imprese italiane per la produzione, chiamiamola a basso costo, con manodopera piuttosto specializzato, però io direi soprattutto ad offrire anche un capitale umano, perché durante gli ultimi 50 anni di un certo benessere è stato investito molto nelle persone, nell'educazione, un sistema sanitario piuttosto valido, e per questo credo, almeno io, che è arrivato il momento di offrire anche un po' di know-how proprio. Innovazione e sviluppo sostenibile, Blue Economy, sono stati i temi dominanti del festival, anche alla luce delle nuove norme sulla cooperazione internazionale. Mentre prima la cooperazione italiana aveva come interlocutori solo i governi o le ONG, è stato previsto di allargarlo alle imprese per poter coprire quel gap che esisteva tra la capacità del pubblico di finanziare interventi nel mondo e i bisogni reali. Quei bisogni si pensa che col mondo del privato si riesca a coprirli in un'interazione positiva tra i due. Le imprese ci guadagnano mercati e la cooperazione italiana ci guadagna la capacità di poter operare a livello globale. Vivace il traffico marittimo. L'interscambio tra porti italiani e quelli dell'area mediterranea è pari a 57 miliardi di euro. Solo dai mercati asiatici ogni anno entrano 18 milioni di container nel Mediterraneo. Anche per questo è necessario insistere sullo sviluppo delle infrastrutture. Questo significa adeguare i nostri porti con un sistema di interporti, con un sistema di retroporti, con delle ferrovie che arrivano all'interno del porto, con degli investimenti dal punto di vista anche informatico importanti, per essere in condizioni di competere al meglio con molti porti che invece oggi sono cresciuti grazie anche a molti investimenti. Il porto del Pireo è stato comprato dai cinesi in Grecia ed è diventato un punto di sviluppo importante. Quindi la competizione in questo settore è molto spiccata e per fortuna noi stiamo facendo anche degli investimenti.